Nel progetto dello Sblocca Italia, che aprirà anche i 1.000 giorni del lavoro del governo, noi avremo l'impegno per i 1.000 asili nido da aprire in Italia. So che questa è una discussione un po' complicata perché in tanti mi dicono sei fissato con gli asili nido. No, gli asili nido sono un pezzo di questa strategia, non sono roba da addetti ai lavori, sono pezzi di civiltà di un paese, e su questo molto importante è avere la possibilità di indirizzare le procedure di snellimento delle opere pubbliche in duplice direzione. Uno, là dove ci sono opere pubbliche decise, fare più veloci. Ogni riferimento, per esempio, alla Napoli-Bari è voluto. Poi la Napoli-Bari cambia il panorama del Mezzogiorno. Quindi avete visto come l'alta velocità ha cambiato l'Italia. Vale naturalmente per Napoli, per Salerno, anche se ci sono meno treni. Firenze ha cambiato volto dal momento in cui è centrale rispetto all'alta velocità, idem per Bologna. Hanno persino messo una stazione a Reggio Emilia per fare un contentino a Del Rio, spero che sia veramente una cosa che sarà, ferma un treno ogni tanto lui e Maurizio Landini e basta, ci sa, ma questo è una roba che riguarda Ferrovie dello Stato, stiamo scherzando perché ci segue in diretta. Però il punto centrale è la Napoli-Bari, per esempio, può essere assolutamente anticipata nei tempi. L'altro tema è la metropolitana, le metropolitane. Napoli è partita con una realtà metropolitana tra le più belle del mondo, oggettivamente, anche per la capacità di gestire le strutture archeologiche o comunque ciò che viene, perché il colmo è si bloccano le opere pubbliche perché si trova un reperto archeologico, no? E quindi cosa fai? Lo rifiuti. E il reperto archeologico rimane sotto. Questo è un paradosso. Una delle cose dello Sblocca Italia sarà proprio la gestione delle realtà archeologiche che uno trova. In tutto il mondo, paradossalmente, le risultanze degli scavi e reperti archeologici permettono di far godere i cittadini, i passeggeri delle metropolitane di cose che probabilmente non avrebbero mai visto, anzi, senza probabilmente, perché in cui il reperto archeologico rimane sottoterra, vederlo mi sembra un pochino complicato e difficile. Su questo tema, Torino, Milano ha già avuto abbastanza, diciamo, sulle metropolitane. Roma, con l'operazione della linea C e dell'allargamento della linea C, Palermo, che ha iniziato, sono realtà che accederanno al finanziamento, diciamo, delle linee metropolitane, ma ci sono anche realtà tranviarie, c'è la micrometro di Brescia, c'è la tranvia di Firenze. Le aree metropolitane avranno, diciamo, una serie di spazi su questo capitolo qua, ma Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi la partita, visto che comunque l'aspetto, diciamo, di rapporto tra qualità e prezzo è uno dei migliori che possiamo definire e possiamo giocare. Il 7 di novembre dobbiamo fare un passo in avanti importante sul porto. L'autorità portuale mi pare che sia al terzo commissariamento, quindi le cose dobbiamo metterci. Ci sarà un passaggio molto interessante dello Sblocca Italia su questo, ma sulla politica portuale. Noi oggi abbiamo una situazione in cui le navi arrivano e vanno a Rotterdam. Fanno 5 giorni di viaggio in più e vanno a Rotterdam, perché noi dobbiamo scegliere quali sono i porti. Lo dirò anche a Reggio Calabria tra qualche ora, pensando a Gioia Tauro, ma il porto di Napoli, per le caratteristiche peculiari e per la bellezza della città, si può prestare ad una serie di interventi diversi da come abbiamo fatto sino ad oggi. Ce ne sono molte altre cose che potrei sottolineare, ma direi di non farlo perché altrimenti vi addormento tutti. Mi limito allora a chiudere sul tema ah no, questo è un dato interessante. Noi abbiamo ricevuto 139 richieste dalla campagna sullo Sblocca Italia, 24 da Napoli, 49 da Salerno, 20 da Caserta, 26 da Benevento e 20 da Avellino. Una parte di queste però sono soltanto richieste di soldi.
il punto non è mettere altri soldi, il punto è spendere bene i soldi che ci sono e semplificare le procedure, perché altrimenti poi in alcuni casi c'è sicuramente la necessità di spendere ulteriori soldi, ma in questo senso c'è qui Erasmo D'Angelis insieme a Gianluca Galletti. Erasmo è il responsabile dell'unità di missione sul dissesto idrogeologico. Noi abbiamo bisogno di ripartire con maggiore determinazione sugli accordi di programma già firmato con la Regione del 2009-2010 sulle opere antidissesto. Alcune opere sono partite, molte sono ferme per motivi vari, c'è proprio un problema anche di funzionamento delle procedure, perché un po' dappertutto è così, in particolar modo in alcune zone del nostro paese. Credo che sarà fondamentale riuscire a dimostrare da qui al 7 di novembre, Erasmo, poi se no non ti si porta più, che dei 97 interventi programmati, i miseri 6 tra quelli conclusi e in corso siano ampliati, e da questo punto di vista l'unità di missione, Presidente Caldoro, è a disposizione della Regione per migliorare, intervenire e laddove serve anche aiutare direttamente. L'ultimo numero che vedo, ma d'ora in poi penso che sarebbe una buona idea se preparassimo prima le slide con la situazione, magari ve lo mandiamo prima in modo tale che il Sindaco e il Presidente della Regione possano verificare e fare un lavoro di verifica costante, magari i nostri parlamentari europei, parlamentari nazionali, membri del governo, in modo tale che questi appuntamenti diventino davvero una cosa fissa di stato dell'arte. Dicevo, l'ultimo intervento è quello sulle scuole. Ricorderete che il 14 maggio ci dicemmo che avremmo liberato dei soldi per le scuole, lo abbiamo fatto. Il totale di finanziamenti alle scuole sul capitolo scuole belle è di 1633, 7 scuole sicure, 7 scuole nuove, un totale quindi di 1647 scuole. Simbolica sicuramente la scuola di Secondigliano, dove siamo stati la volta scorsa, come si chiama, Pertini, non Pertini, Parini, chiedo scusa. Assonanza fonica, ma ovviamente profonda diversità del nome a cui è intitolata la scuola, però anche su questo capitolo le cose sono capite. E allora, concludendo, questo è il metodo di lavoro. Ogni 3 mesi, punto punto, sulle singole questioni, cosa deve fare il governo. Poi io ho ricevuto l'invito dal Sindaco De Magistris a stare qualche ora a Scampia dopo la vicenda terribile di Ciro Esposito, e credo anche di voler ringraziare Pi Gioacchino Alfano, oltre che il Comune, per la vicinanza che ha espresso a nome del governo alla famiglia. È nato sono nati una serie di provvedimenti e di pacchetti di intervento sugli stadi, ma la compostezza, il dolore, la straordinaria testimonianza che è venuta in particolar modo dalla mamma di Ciro mi porta a dire che noi abbiamo bisogno di farci presenti. Lo ha detto una ragazza al funerale che io ho seguito in diretta, ha detto farci presenti non soltanto nei momenti di difficoltà, e me l'ha detto anche il mio amico Maddaloni quando mi ha invitato ad andare a visitare la sua palestra, il suo centro sportivo, lo sport come elemento di crescita di una comunità. Per cui io sicuramente accetto l'invito del Sindaco e nelle prossime settimane faremo appunto magari un momento ad hoc in alcune delle zone di questo straordinario territorio. Non ho citato le partite più grandi, Napoli Est, Pompei, cioè di cose è venuto Graziano insieme a Dario Franceschini nei giorni scorsi, come capite di cose in ballo ce ne sono tantissime. Però, e ho finito, il punto centrale è che usciamo dalla cultura della rassegnazione. E anche, permettetemelo di dirlo alla classe dirigente del Mezzogiorno, ce lo siamo detti in prefettura l'altra volta, dalla cultura della delega. Il governo c'è, niente alibi. Il governo, laddove sbaglia, torna indietro, chiede scusa e riparte, perché il governo può sbagliare. Però il governo non scappa e fa della questione meridionale la questione sulla quale noi dobbiamo recuperare anche in termini di competitività economica. Io non sono uno di quelli che guarda le cifre, l'ho sempre detto, le virgole, e che sta a discutere dello zero virgola tutte le volte. Ho letto per 10 giorni scenari inquietanti sul nostro paese, perché abbiamo fatto meno 0,2 nel secondo trimestre. Oggi è arrivato il dato che meno 0,2 lo fa anche la Germania, e trovo tutti quelli che dicevano ah mamma mia l'Italia è in crisi che dicono la Germania è in crisi.
Io farei accanto volentieri in termini di dimensioni economiche sulla con la situazione della Germania, che è sicuramente più forte della nostra, però voglio dirvi che non è la percentuale, lo 0, ma è il clima di rassegnazione che talvolta anche nell'opinione pubblica, non intesa come cittadini, i cittadini fanno il tifo per l'Italia e quindi fanno il tifo per tutti noi, i cittadini sono persone molto più serie di quelle che noi rappresentiamo. Però il punto fondamentale è che c'è nella classe dirigente la impressione che tanto non cambierà mai, tanto rimarrà sempre così come sono le cose. E io vorrei che insieme, questo è il senso della presenza qua, facessimo la scommessa, noi di non avere alibi, di essere presenti sul territorio, di fare un punto su tutte le partite aperte a 360 gradi e contemporaneamente però dire anche al Mezzogiorno che il Mezzogiorno non è il punto retrogrado del paese come una certa stampa ha immaginato, è il luogo nel quale a Ponticelli 28 persone faranno competizione agli americani con i soldi anche cinesi per fare un elicottero biposto con due motori, ma è anche il posto nel quale la bellezza di ciò che ci circonda credo che dia un segno di quello che noi possiamo essere e di come possiamo esserlo. E allora chiudo qui. Quando la città della scienza è stata colpita da quel terribile incendio, la cosa che a me più ha colpito è stata la riscossa della cosiddetta opinione pubblica, dei cittadini, delle mamme. Mi ha colpito la manifestazione spontanea, mi ha colpito il desiderio di dire noi non ci fermiamo. Oggi l'Italia è nelle condizioni di poter essere la guida per i prossimi anni in Europa. È in queste condizioni. L'Italia è, che ne dicano taluni osservatori, nelle condizioni, facendo le riforme che deve fare, di poter trascinare l'Eurozona fuori dalla crisi. È esattamente l'opposto di quello che ci siamo sempre detti. Ah, adesso vediamo che cosa l'Europa ci dovrà dire. È il contrario. È l'Europa che ha bisogno di sentirsi dire e dare una carica di spinta. Perché questo si faccia però non basta un governo, non basta un sindaco, non basta un presidente della regione, non bastano dei ministri. C'è bisogno che la classe dirigente del Mezzogiorno faccia la classe dirigente del Mezzogiorno. Faccia cioè la propria parte per assumere la sfida della leadership in Italia e in Europa con grande convinzione e determinazione. Nel corso degli anni è sempre stato così, dalla Magna Grecia fino alle questioni del XIX secolo di cui parlavamo l'altra volta in prefettura, tutti noi sappiamo quanto ci sia stato quanto dobbiamo in termini di guida a questa parte dell'Italia. Ecco, allora smettiamo di fare troppe discussioni astratte, mettiamo da parte la rassegnazione, mettiamoci a lavorare e mettendoci a lavorare, rivedendoci qui il 7 novembre, faremo il punto perché c'è un sacco di soldi da spenderli, se non li spendiamo bene i cittadini vengono e ci portano via e farebbero anche bene.